10 pictures with my body. There's just something about me. When I get around you, I move so different when you're watching. There's just something about me. When I get around you, I save my lips for kissing. Baby, come and listen to the language in my vibe. I don't need words to show you. I wanna get to know you. There's a message for you to find. Read my hips, send me side to side. Read my hips, my leg on a line. Scusate se sentite un po' di casino in sottofondo, ma ho il dolce in forno a momenti e pronto, non vedo l'ora perché ho famissima. Volevo aggiornarvi velocemente sulla porta di Sobo Mogdo. Sta andando molto a rilento perché, uno, il font del libro è inaspettatamente piccolo, non nulla di impossibile, però diciamo che non me l'aspettavo, sono rimasta un attimo spiazzata. Ho poi poco tempo in questo periodo per leggere e quando ho tempo libero e inizio a leggere mi addormento oppure mi distraggo, ho bisogno di fare altro, di tenermi più impegnata perché sento sennò che non ce la faccio, non so cosa dirvi. Sono quasi a metà circa del libro e per adesso mi sta piacendo anche tanto. La storia si concentra su due donne, una diciamo domestica, una donna delle pulizie come la chiameremmo noi oggi, e tra virgolette la padrona di casa, la signora presso cui lavora questa domestica. È un rapporto molto strano, sono due donne molto diverse. Quella che si occupa della pulizia, ogni tanto fa anche da mangiare, si occupa della casa, eccetera, ha poi un passato molto turbolento. Ha avuto un'infanzia veramente terribile. Quando inizia a raccontare, tra l'altro mi è piaciuto tantissimo questo momento perché inizia a raccontare e è come se non ci fosse per niente punteggiatura e sembra proprio un fiume in piena, come se uno iniziasse a raccontarti a manetta della sua vita. L'ho trovato estremamente realistica come scena. Devo dire che mi ha colpito particolarmente proprio anche per come viene narrato. E in generale è una storia che appunto si basa su una serie di episodi quotidiani che avvicinano, allontanano, comunque servono a costruire in qualche modo un rapporto fra queste due donne. La figura di Emerence, se non sbaglio si chiama così la signora diciamo delle faccende di casa, delle pulizie, è molto misteriosa, degli atteggiamenti unici, stravaganti, bizzarri. Pensate che quando è stata contattata per essere assunta non ha subito accettato, ma ha detto che prima doveva informarsi sulla famiglia, capire se si poteva fidare, gestirli o meno, e che una volta fatta le ricerche avrebbe poi deciso e stabilito lei quando andare, per quanto tempo e quanto farsi pagare. Magari al giorno d'oggi può sembrare una cosa scontata. Il libro è, se non sbaglio, ambientato negli anni 80, è stato pubblicato nell'87, comunque non è un periodo sicuramente recente al nostro. Si fanno diversi riferimenti alla guerra, alla politica del periodo. Credo di non averlo detto, ma il libro è ambientato in Ungheria, forse proprio a Budapest. Tanto sa che sono curiosissima di andare avanti. Intanto qua c'è un gattino, è la sua nuova postazione. Questo è quello che si vede dietro di me quando lavoro, faccio i video. Lui si mette qua. Ciao Tacchi, ti piace questo nuovo posticino? Oggi c'è anche un bel sole. Comunque, ho letto anche dei manga. Oltre ad essere andata avanti un po' con Princess Mason, di cui vi parlerò magari nei prossimi giorni, ho letto il numero 12 di Beastars, che è praticamente il volume successivo alla seconda stagione dell'anime. La seconda stagione dell'anime si interrompe a un certo punto della storia e si continua proprio con questo volume 12, quindi per chi fosse curioso, sappiate che dal 12 riprende la storia. Sono già successe un sacco di cose shock, per cui io non vedo l'ora di continuare. È uno shonen che a me sta piacendo molto, io ve lo straconsiglio. È ambientato in una scuola
dove vivono, convivono carnivori ed erbivori. Quindi sì, gli studenti non sono umani, ma sono degli animali. E in generale la società di questo manga è composta appunto da animali. Si parla tanto della convivenza, della discriminazione. In generale i carnivori non dovrebbero, mangiare gli erbivori, nonostante questa sia la loro natura, e quindi si, indaga molto questo aspetto, no? Con quali sono gli stimoli, gli impulsi, proprio sì, la natura istintiva del carnivoro, no? Di cibarsi, di cacciare, eccetera, e come questo va in contrasto con i principi della società e il quieto vivere. Sono venuti a fare dei lavori in casa, per fortuna non è stata una cosa lunga o difficile perché stavamo aspettando questa cosa da parecchi mesi e è bello finalmente avere le cose a posto. Adesso io sono qua che stavo filmando dei TikTok e si è messo Taki a supervisionare. Topino, chi sta meglio di te? Nel frattempo è arrivato un pacco da Bao con alcuni dei fumetti nuovi usciti ultimamente. Mi hanno mandato il quinto volume di Dien Bien Phu, il quarto volume della Taverna di Mezzanotte. Tra l'altro, questo colore quanto è autunnale! Ah, oggi è anche il primo giorno d'autunno, tra l'altro. Infatti, mi sono ordinata un pumpkin spice latte, mi sono coccolata un po'. È arrivato Stargazing di Jen Wang, ve ne avevo parlato, ero troppo curiosa di leggerlo. E poi una novità che mi incuriosisce molto, Figlia di Luna. Le tavole sono stupende perché adesso non so se tutto il fumetto, ma le tavole che avevo beccato io erano tutte così sul lilla, quindi adoro. Mi sono arrivati dei manga anche da Culturobby, adesso ve li faccio vedere. Sapete, io collaboro già da un po' di tempo con questo sito in cui potete acquistare libri e fumetti scontati del 5% con il codice CB5 e qualsiasi altra cosa, action figure, videogiochi, cartoleria, eccetera, col 10% di sconto col codice CB10. Qualcuno vuole rubarmi la scena. Oh, sti racchietti! Si è diventato enorme! Ho preso il quarto volume di Metamorfosi, mi manca soltanto un numero per finire la serie, devo però ancora leggere sia questo che il terzo. Il terzo volume di Kasane, anche questo lo devo leggere, ma sono veramente curiosa. E poi il secondo di Beyond the Clouds, che invece ho già letto, veramente molto molto carino. Si entra un po' più nel vivo dell'azione e dell'avventura fantastica in questo numero. La copertina, tra l'altro, meravigliosa, non so per quale motivo mi ricorda come vibe un po' la traversa specchi. Guardate qua, meravigliosa.
Sto provando un nuovo primer per le ciglia, quindi un mascara primer e devo essere sincera, l'ho acquistato perché costava nemmeno 5 euro su Amazon, è il False Lash Effect Max Out Blue Primer di Max Factor e mi piace un sacco, a parte che già solo così col primer sembra che ho messo sul mascara. È blu, ma non è che si veda particolarmente, soprattutto va messo comunque sul il mascara. Quello che sto utilizzando in questo periodo non è magari fra i miei preferitissimi, però sono un po' corto degli altri miei mascara del cuore, il Lash Sensational Full Fun Effect di Maybelline. Sono le ciglia sensazionali. Questo l'avevo usato un bel po' di tempo fa e non mi era dispiaciuto, soprattutto perché ha uno scovolino che secondo me definisce bene le ciglia. Perdonate l'inquadratura strana, ma ho steso i panni e non mi sembra il caso di farli vedere. Nulla di scandaloso, sono delle lenzuola che poi devo portare a mia sorella, però. Tra l'altro, io senza vergogna ho dei capelli spaventosi, mi ero dimenticata che avevo messo su. Vabbè, lascia perdere. Così non devo nemmeno fare chissà quante passate, ne faccio a malapena una. E via, per me già l'effetto è più che sufficiente. Comunque, io in realtà volevo aggiornarvi sulla porta perché ho terminato il romanzo che più mi spaventava in assoluto leggere nell'ultimo periodo. Forse mi spaventava ancora di più rispetto a Norwegian Wood, ovvero La porta di Mogdo Sobu. Perché ero terrorizzata da questo libro? Perché questa è una delle autrici che più preferiva mia nonna. La scrittrice ungherese forse più conosciuta qua in Italia. Questo è definito un po' il suo capolavoro, è piaciuto praticamente a tutti, quindi ansia a mille. Io di suo ho già letto Via Katalin, Il principe, Lolò, il principe delle fate, Abigail. Insomma, ho già avuto modo di conoscere questa autrice, però appunto mi spaventava approcciarmi a questo titolo. E devo dire che mi è piaciuto veramente tanto, però verso la fine è super triste come storia. L'ho sentito un po' pesantuccio, mi è proprio arrivato potente. Non mi ha fatto piangere, però mi ha dato molta tristezza, ovviamente non posso farvi spoiler. Fra quelli che ho letto, è forse il mio preferito. L'ho detto, ormai l'ho detto, non si torna indietro. È forse il mio preferito perché penso che nella porta Sobo si è riuscita a raccontare l'indole umana in diversi momenti, in diverse sfaccettature, non avendo paura, ma raccontando anche lati oscuri, entrando proprio nella psiche dei suoi personaggi e in un rapporto fra due donne che non sono imparentate, ma che hanno, diciamo, un contratto di lavoro, vivono però a stretto contatto in diversi momenti delle loro vite, passano assieme, se non sbaglio, circa 20 anni. E attraverso episodi anche semplici, anche banali, riesce l'autrice a tirar fuori da questi personaggi tantissimo. Non solo attraverso le due protagoniste, ma attraverso anche gli altri personaggi si ha un po' anche il quadro del periodo, di com'era, se non sbaglio, proprio a Pest, la vita, la politica del periodo, le usanze. Ci sono piccoli riferimenti ad alcune, diciamo, tradizioni. Insomma, per me è grandissimo, sì, sono veramente contenta. Ci ho messo tanto tempo a leggerlo, ma sono contenta di essermi presa il tempo giusto, di non aver fatto fretta o pressione. Perché sono riuscita a gustarmelo e mi è piaciuto tanto. Ero convinta che sarei andata avanti di più con Princess Mason, in realtà no. Questo è il manga di settembre per il Chibi Book Club, non è obbligatorio leggere tutta la serie, basta leggerne uno, che sia il primo o il seguito in base a quello che state seguendo. A me piace molto perché è una storia quotidiana, non c'è tanta azione, non ci sono colpi di scena, movimenti, c'è però una bella riflessione su che cosa consideriamo noi casa, visto che la protagonista sta cercando la sua casa dei sogni e c'è quindi anche una buona parte della ricerca, assieme a un'agenzia immobiliare che poi diventa sua famiglia, almeno diventano un po' i suoi amici. Magari ve ne parlerò in un video dedicato, fatemi sapere se vorreste la recensione una volta finita la serie, oppure ci vediamo nell'aggiornamento di lettura. Comunque, se fate parte del Chibi Book Club, il link al gruppo Telegram è sempre qua sotto in descrizione, ne parleremo anche lì. Ebbene, questo è tutto per questa settimana, io spero di avervi tenuto come al solito un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!